risposta alla richiesta formale, il direttore generale oggi non è presente, ha dato giustificazione scusandosi e ha inviato una risposta dettagliata la quale fa riferimento, risposta che fa riferimento alle richieste di una sintesi dell'azione compiuta in collaborazione con l'amministrazione comunale e dà l'indicazione degli atti deliberativi della direzione generale, quella del 2 aprile 2010, la numero 485, delibera che veniva, con la quale veniva accolta la richiesta avanzata dal Comune di Vercelli, con delibera del Comune di Vercelli del 26 marzo 2010 di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell'ASL. Parliamo della Roccia Molinara, lotto secondo, quindi a nord della Roccia Molinara, il primo ampliamento non del nuovo piano degli insediamenti produttivi. Quindi parliamo ancora del primo ampliamento, quello che è il punto esecutivo con lo strumento urbanistico, approvazione della Regione nel settembre 2007 e con i successivi atti dell'anno successivo. Tali proventi per l'acquisto di questi terreni fu richiesto la destinazione alle opere di umanizzazione dei reparti di neurologia, neonatologia e ortopedia dell'ospedale Sant'Andrea. L'importo che venne attribuito all'ASL fu di 2.071.828,11 come da determina 24 della dirigente responsabile. Tali importi sono stati destinati 1.491.268,10 per le opere di umanizzazione e 573.566 come plusvalenza da alienazione. La somma è stata corrisposta dal Comune di Vercelli e frazionata nei pagamenti di 561.978 alla stipula dell'atto, di 503.516 15 gennaio 2011, di 503.516,56 15 maggio 2011 e di 503.516,56 il 15 luglio 2011. A seguito di necessità di effettuare lavori urgenti di manutenzione straordinaria nel blocco operatorio di ortopedia e traumatologia, con atto deliberativo della commissione numero 16 del 6/9/2011, c'è l'allegata delibera, è stata disposta la variazione in ordine alla destinazione d'uso dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili dell'importo di 1.491.268 così attribuita al finanziamento delle opere di ristrutturazione del blocco operatorio di ortopedia e traumatologia e per parte per la ristrutturazione di tutta la degenza dell'ortopedia. Roggia Molinara, lotto sud, dall'altra parte della Roggia Molinara, piano insediamenti produttivi che tanto ci ha impegnato come Consiglio Comunale, con le delibere, cercando di fare nel miglior modo possibile per arrivare al più in fretta possibile all'insediamento delle aziende. Con atto deliberativo 2012-2010 si è dato atto del decreto di esproprio con cui il Comune aveva disposto l'espropriazione definitiva degli immobili interessati dal nuovo piano degli insediamenti produttivi a sud della Roggia Molinara di Larizzata. Quindi a nord sono gli insediamenti di Brendolan e di Vipiana Euronics e di Tranova dietro. A sud sono gli insediamenti Novacop e il nuovo piano degli insediamenti che si sta attuando. Con atto deliberativo disposta all'espropriazione, con successiva determina viene definito il provento di 10.061.758, così suddiviso valore netto contabile, plusvalenza 3.017.000, 7.044.000. Tale imposto verrà corrisposto dal Comune di Vercelli come segue:
euro 1.660.190.07, importo già corrisposto perché la rata era da corrispondere entro il 31 marzo 2011. Euro 1.358.337 entro il 31/12/2014, euro 3.068.836 entro il 31/12/2016 e euro 3.974 entro il 12/10/2018. L'importo di 1.660.190 è stato regolarmente versato e impiegato per l'acquisto di attrezzature sanitarie come da allegato che vado a leggervi. Comunico che in data 31/12/2012 siamo stati impegnati dal notaio Torelli fino alle 18, ringrazio ancora gli uffici, per la vendita della farmacia farmacia dell'ex ospedale via Galileo Ferrazzi. Ricordate che a Panino quell'immobile di via Galileo Ferrazzi si recava una proprietà comunale, una proprietà di un piano dell'ASL e la parte dei sottotetti di proprietà del comune. L'importo infatti era nel piano delle alienazioni da tantissimo tempo, infatti collutte tutta una serie di verifiche, è stata venduta al comune perché il comune deve procedere nel PISU, quindi strumentalmente ha la necessità di procedere con tutto il riadeguamento delle facciate di via Galileo Ferraris, degli immobili, della destinazione, della ristrutturazione delle arcate, partendo proprio dal tetto di quegli edifici e dalle parti strutturali, necessitava assolutamente provvedere a questa vendita, a questa acquisizione. L'acquisizione con le autorizzazioni regionali all'acquisto è stata alienato per 150.000 euro che erano previsti per delle altre iniziative e ho preteso e ho richiesto e si è già ottenuto la firma del direttore generale con autorizzazione regionale all'acquisto dell'angiografo portatile, quindi 150.000 euro di questa vendita del 31/12 sono già state destinate alla cardiologia del Sant'Andrea per questo acquisto. La lettera che fa un resumé di questa grande attività, che è frutto, diciamocelo con orgoglio, del lavoro di questo Consiglio Comunale, perché parliamo di 14 milioni di euro che l'amministrazione comunale ha con impegno, facendo questa programmazione, questa pianificazione di trasformazione. I terreni erano dell'ASL, i terreni erano dell'ASL che venivano dalle donazioni dei cittadini vercellesi, dei secoli, ma si è fatto un grande lavoro da parte di questo Consiglio Comunale per arrivare a questa pianificazione. Con l'arrivo delle aziende si è potuto fare una programmazione trasferimento di denari con la valorizzazione di quei terreni che ha permesso non solo i 2 milioni di euro con l'occupazione, con gli insediamenti, con lo sviluppo di quell'area, ma l'acquisto di questi macchinari. E i macchinari sono documentati uno per uno per l'ospedale Sant'Andrea. Tomografo assiale computerizzato 649.464,12, cioè la TAC che era assolutamente necessaria, l'ecografo, microscopio operatorio, il laser oftalmico, l'elettrobisturi, l'autorefrattometro, il tavolo operatorio, fonti luminose, lampade, monitor, telecamere, carrello esotermico, lampade scialitiche, telecamere, laser oftalmico, ureteroscopio, l'itotritore endoscopico, microtrapano per chirurgia ortopedica, il coloscopio, il grattoscopio, il sistema per videoendoscopia, due sistemi per videoendoscopia, il coloscopio, altre ristrutturazioni che riguardano la radiologia, il carrello elettrificato, il monitor a colonna, un altro monitor a colonna, telecamere digitali, colonne video per l'artroscopia, ce ne sono un numero
infinito, l'ecocardiografo portatile, il sistema di radiofrequenza per artroscopia, le pompe artroscopiche e così via, per un totale esatto all'importo della vendita e della rata che è stata corrisposta. Tutto questo è in questo documento. Io chiederei naturalmente di fare a mettere a disposizione di tutti coloro che avranno interesse, perché vi ho fatto grazie, vi ho salvato dal leggervi tutte le determine e tutti gli atti che sono però qui allegati, che sono richiamati, e chi ne avrà interesse potrà avere una copia. Rimane il problema da comprendere se da questo programma, che è stato adottato in allora con delibere della giunta comunale in collaborazione con l'ASL, dove avevamo dato le indicazioni di alta priorità, essendo quindi l'angiografo portatile è già firmato addirittura, quindi è un passaggio che grazie all'interessamento di tutto il Consiglio e di tutti noi, raccogliendo le voci di pericolo, di difficoltà, di possibile depauperamento di quell'importantissimo reparto, che è un reparto salvavita, che è un reparto, allora già abbiamo preteso tutti insieme, ha richiesto che il portatile, il denaro della farmacia, che era una cosa che si trascinava da anni l'acquisto, perché ha avuto tutta una serie di difficoltà, sovrintendenza, pareri, autorizzazioni, e che andasse all'acquisto del portatile. Rimane la sostituzione dell'angiografo e delle attrezzature che oggi c'è, ma che semmai si dovesse in qualche modo guastare, avrebbe a mettere a rischio i posti degli specialisti di quella struttura, ma soprattutto le persone che dovrebbero probabilmente recarsi altrove per gli interventi che sono assolutamente salvavita di prima necessità. Questo nella programmazione è qualificato come alta priorità. Io sono stato come presidente dei sindaci, della conferenza dei sindaci, alla riunione indetta dall'assessore Monferrido a Novara, e anche in quella sede ho ribadito al direttore generale, pur avendo dall'assessore Monferrido un quadro delle difficoltà della sanità della regione Piemonte, veramente preoccupante per quanto riguarda i denari, le assicurazioni che questa alta priorità che noi abbiamo richiesto e abbiamo preteso venga adempiuta. Ecco, io mi sono anche permesso di suggerire, visto che quell'altro versamento da 2 milioni di euro per la ristrutturazione delle camere, delle sale operatorie prevede una gara prevede un ribasso, che il ribasso possa essere destinato automaticamente, direttamente, con una destinazione precisa a questa alta priorità. Quindi bisogna vedere le attrezzature con l'investimento della ristrutturazione, ma accelerare quella gara, già in quello c'è quell'altro trasferimento di ben 2 milioni di euro che il Comune ha già versato e già pagato all'ASL, quindi si deve provvedere. È vero che la prossima rata è il 2014, per onor del vero è giusto ricordare che il dottor Brignoli allora chiese al Comune se poteva anticipare delle rate per continuare, perché io l'ho detta prima la parola con orgoglio, ma la voglio ripetere, perché se l'ospedale ha potuto in medio tempo, in quest'ultimo periodo, rinforzarsi e ammodernarsi, lo deve a questo lavoro che è stato fatto con grande fatica all'interno di questa aula per dare possibilità, e con la forte pretesa che quei denari fossero assolutamente destinati alla sanità della città di Vercelli. Questo non è così scontato, perché come sapete c'è una legge che dà delle indicazioni con riferimento al bilancio, quindi nella delibera regionale, con il valore della delibera regionale, avevo preteso che questo fosse inserito. E questi denari sono andati per l'acquisto di queste attrezzature. Questi denari che erano nostri, quando dico nostri dico Vercelli, per l'acquisto delle attrezzature sono stati poi ancora tutte le volte
rallentati da delle autorizzazioni regionali che noi dovevamo ottenere per permettere che poi venissero effettivamente concretamente utilizzati per questi acquisti. Quindi c'è stata anche una richiesta di anticipare i versamenti fissati nel 2014, ma questo comporta un onere finanziario per il Comune di Vercelli, che sarebbe una contestazione da un punto di vista di pagamento, quando abbiamo una contrattualistica che prevede delle scadenze che sono più avanti. La vera battaglia che dobbiamo continuare con forza a svolgere con grande convinzione e con grande impegno di tutti, perché il momento è sempre così difficile, è portare avanti quelle volontà di insediamento, quelle trattative di insediamento, oltre alla Brendolano, oltre alla Vipiana, Euronics, oltre a Novacop, che quei terreni siano al più presto assegnati, quindi con degli ulteriori versamenti. Diverso sarebbe considerare la rata rispetto alla, ma se nel frattempo sì, arrivassero sia per la necessità dei nuovi insediamenti di sviluppo e occupazionali, ma anche per cercare in tutti i modi, nelle regole di legge, nella legittimità, perché ci sono delle scadenze, bisognerà fare molta attenzione con i contratti, ma l'impegno dell'amministrazione comunale è stato tutto nel senso di portare il più in fretta possibile queste rate e questi denari per comprare le attrezzature, perché voleva dire con le attrezzature l'ammodernamento dell'ospedale poter conservare nel piano, che tendo veramente a ringraziare tra tutti anche il dottor Fossale, perché come ordine dei medici, tutti i medici di Vercelli, i medici dell'ospedale, con l'assessore Monferrino, nel piano regionale Vercelli è stata sostanzialmente, rispetto alle diminuzioni, alle decurtazioni, al depauperamento, sono stati necessari fare. L'assessore ha portato degli esempi che a Londra ci sono 4 ospedali, a Torino ce ne sono 19 pubblici e 7 privati. Ha dato dei numeri sconvolgenti da un punto di vista di organizzazione della sanità. Quello che è certo è che, con l'interessamento di tutti, l'assessore Monferrino ha mostrato come nell'ambito dell'area vercellese la conservazione, pur con dei monitoraggi, perché ci sono delle indicazioni di raggiungimento di numeri minimi necessari per ogni reparto, pur con dei monitoraggi, quindi Vercelli ha 2 reparti, 2 realtà molto sotto monitoraggio, ma la conservazione dei servizi, quando invece abbiamo visto che il piano regionale prevede delle diminuzioni con delle soppressioni e delle chiusure di reparti e di ospedali. Quindi indubbiamente è stato fatto un gran lavoro per quello che riguarda il nostro territorio, e di tutto questo credo siamo partecipi come Consiglio Comunale, come amministrazione, perché mantenere il livello di modernità delle attrezzature e delle apparecchiature è il primo argomento forte per mantenere i servizi e mantenere in luogo nell'ospedale di Vercelli tutta una serie di cose assolutamente necessarie per la nostra comunità. Quindi il documento è a disposizione, se ci sono ulteriori chiarimenti io sono a disposizione, e credo di poter rappresentare che il direttore generale è a disposizione per un'altra occasione. Oggi ha comunicato che non poteva. Noi abbiamo visto questo monitoraggio del dove andavano i soldi, è sempre stato seguito dal nostro settore bilancio. Io credo che veramente continuare su questa linea e mantenere alta l'attenzione sia solo un bene, perché noi dobbiamo essere certi che questi denari vadano, come abbiamo previsto e scritto, alla sanità della città di Vercelli. Continua l'impegno che abbiamo preso e del quale abbiamo sempre un totale coinvolgimento, tutti noi, perché l'alienazione, quindi la questione dei fondi e del conferimento dei fondi, io sono convinto che quello è una facoltà e non è un obbligo, quindi dobbiamo non distrarci e insistere, perché anche su quelli che sono beni al di fuori della città di Vercelli, l'ASL, prima di inserirlo nel fondo regionale, ci pensi bene, perché siamo tutti convinti che deve essere, pur comprendendo la necessità di razionalizzare,
pur comprendendo la necessità di rientrare nei bilanci, bisogna assolutamente mantenere. Qui non è campanilismo, questo sia chiaro, qui è assolutamente la necessità di rispondere alle esigenze del territorio. Non dimentichiamo che in questo piano regionale Vercelli aveva già dato Santiago, Gattinara, le altre situazioni che non possiamo dimenticare, quando oggi altre zone della regione Piemonte dicono a noi tolgono due ospedali, ne fanno uno, da noi queste cose negli anni purtroppo erano già accadute. Grazie. Si tratta di il quadro di riferimento, appunto, l'indirizzo programmato, cioè quelli che sono gli intendimenti dell'amministrazione comunale in tema di cultura e soprattutto quelli che sono gli eventi culturali. È appunto la cornice dentro la quale poi verranno messi tutta una serie di manifestazioni che hanno una finalità, quella di aumentare la percezione della città di Vercelli come luogo d'arte e di cultura, dove si vive bene, dove la cultura viene promossa, sostenuta, sulla quale si fanno degli investimenti, perché attraverso la cultura si migliora quello che viene oggi definito nell'ambito delle discipline che si occupano di economia della cultura e della economia della conoscenza, si chiama ambiente sociale. L'ambiente sociale è l'ambiente che diventa più recettivo allo sviluppo dell'innovazione, allo sviluppo del cambiamento, allo sviluppo della crescita della consapevolezza dei cittadini, soprattutto per quanto attiene i temi della solidarietà sociale, per quanto attiene i temi del rispetto dell'ambiente, della tutela dei beni artistici e culturali. E soprattutto perché si sia resi conto che la cultura non è più un qualcosa di marginale o ricreativo, o come spesso viene definito il dessert alla fine del pranzo, ma il piatto principale, perché soltanto un ambiente culturalmente innervato è in grado di sviluppare tutta un'altra serie di iniziative che vanno poi a vantaggio della società. Ambiente sociale vuol dire anche apertura e capacità di accogliere nuove forme di fare impresa, di fare investimento, di far sì che questo luogo sia apprezzabile perché ha una base culturale estremamente pervasiva e diffusa nei cittadini. Questo è soltanto, ripeto, l'esigenza che la Vercelli sui eventi, l'amministrazione comunale hanno per poter poi agire con le tappe e il meccanismo successivo. L'altro aspetto fondamentale è che da tempo l'assessorato alla cultura non è più un assessorato che ha un atteggiamento passivo e attendista per quanto riguarda le proposte culturali, ma un atteggiamento attivo. L'assessorato alla cultura pensa che attraverso la Vercelli e i suoi eventi sia possibile fare investimenti in cultura e non spese e non costi. Tra l'altro la legge ci ha imposto, e qui poi faremo un'esplicitazione, perché è già stata messa sul sito del Comune di Vercelli nei tempi previsti, ma penso che andrebbe ulteriormente diffuso e penso che ogni consigliere comunale magari si può fare portavoce. Perché per quanto attiene l'erogazione di vantaggi e sovvenzioni a enti, istituzioni, associazioni culturali, a quant'altro, deve essere presentata una richiesta entro il 24 di marzo, perché così ci impone la legge. Ma attenzione, per quanto attiene sovvenzioni e sostegno per realizzare iniziative. Questa è la forma dell'assessorato. Secondo questa norma di legge l'assessorato è di tipo passivo, nel senso che aspetta che siano le associazioni, le istituzioni che facciano proposte. Questo assessorato invece ha un atteggiamento attivo, nel senso che ha una sua linea di progettazione, una sua linea di indicazione, può essere condivisa o meno, ma dico sempre che il mio ruolo è quello di realizzare quello che il Consiglio Comunale attraverso la deliberazione, attraverso le indicazioni e soprattutto attraverso poi l'allocazione delle risorse riterrà utile per questa città. Quello che viene proposto, realizzato è soltanto quello che mi viene messo a disposizione. Gli elementi guida, quelli che si chiamano i pilastri dell'economia della conoscenza. Per quanto riguarda la città di Vercelli,
e l'istituzione nazionale dei suoi eventi, il teatro. Il teatro sia come gestione di quello che io definisco l'hardware, cioè la struttura vera e propria, che noi abbiamo sempre cercato di amministrare e agire per il meglio. Può sembrare, soprattutto quando viene dato a costo per chi ne fa richiesta e non ha nessuna adesione possibile a una contribuzione, una soluzione da parte del comune, potrebbe sembrare costoso. Ebbene, vi invito a fare dei paragoni con teatri vicini. Novara in primis costa quasi due volte e mezzo quello che costa il comune di Vercelli. Comunque questa è l'hardware, cioè la manutenzione, la pulizia, il riscaldamento, le maschere, i vigili del fuoco, tutto qua. Poi c'è il teatro software, cioè quello che si mette dentro, cioè gli spettacoli teatrali. Su questo noi abbiamo spettacoli dal vivo, teatrali, musicali e quant'altro. Su questo noi ci siamo molto impegnati nel cercare soluzioni alternative alle metodologie tradizionali, perché per esempio i contributi della Regione Piemonte sono stati ridotti drasticamente. Noi abbiamo cercato di investire sul concetto di sussidiarietà, cioè nell'integrazione pubblico-privato. Non era più possibile acquistare come un tempo, come si è fatto per tantissimi anni, gli spettacoli teatrali, musicali e quant'altro. Bene, noi cerchiamo sempre di più di motivare il privato a venire a rischio d'impresa, cioè noi gli diamo delle facilitazioni di supporto, ma poi il cachet se lo devono in qualche maniera realizzare con la capacità di attrarre. La musica è un po' il vanto di questa città. Andando a vedere cosa è stato fatto con la Camerata Ducale, orchestra che è stata fatta venire a Vercelli dalla precedente amministrazione e dalla quale abbiamo intuito le potenzialità e le capacità, fino a farla crescere oggi in Cite per la Decca, ha un suo, diciamo così, possibilità di girare l'Italia e l'Europa ed è cresciuta tantissimo, porta il nome di Vercelli. L'altro è il concorso Viotti, sulla quale più volte ho detto occorrerebbe forse fare qualche riflessione, ma che è estremamente importante per la città di Vercelli. Poi la convegnistica, altro settore che sarebbe importante sviluppare, ma che il comune di Vercelli purtroppo a livello di risorse ha messo molto poco, ma di convegni ne abbiamo fatti tanti, cercando contributi privati. Le sale comunali vengono gestite col criterio proprio della coerenza nella concessione rispetto alla programmazione della Vercelli e i suoi eventi, il sostegno possibile alle varie forme di associazionismo, con la consapevolezza che soltanto coinvolgendo sempre di più il tessuto cittadino, che è molto ricco di attività culturali, ma motivandolo, stimolandolo e cercando di fargli capire che purtroppo il comune mamma è definitivamente tramontato. Bisogna avere la capacità di trovare le risorse per andare avanti. Il comune c'è, sostiene, fa tutto quello che è possibile, ma finanziamenti a pioggia, sostegni, sovvenzioni generiche, generalizzate, una briciola qua, una briciola là per contentare un po' tutti, non è mai stato fatto da noi. Oggi la legge dice la stessa identica cosa, avere una linea di progettazione culturale. Questa delibera, ripeto, è una delibera quadro, è una serie di intenti programmati, quello che sarebbe necessario fare, quello che noi riterremo, questa amministrazione ritiene necessario fare. È chiaro che poi per fare occorrerà in un secondo tempo, in sede di discussione di bilancio, capire l'allocazione delle risorse. Non c'è nessuna, come dire, preventiva richiesta, dico solo che si farà quello che sarà possibile fare con le risorse che verranno messe a disposizione. E di questo renderemo conto ai cittadini che indubbiamente, soprattutto per quanto riguarda i cittadini non vercellesi, hanno una percezione di un certo tipo di Vercelli, che sicuramente, ripeto, portando avanti anche, soprattutto per la Camerata Ducale, riconosco che è stata un'intuizione estremamente positiva che viene dal passato, ma che sulla quale ci siamo convinti che era la strada giusta, è chiaro che le idee possono essere buone, possono essere condivise, ma se non hanno le gambe è difficile farle camminare. Grazie per la vostra attenzione. Grazie.